Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento con il telegiornale. Sono in corso da parte dei carabinieri di Imola le indagini per cercare l'autista dell'auto di colore scuro che ha investito ieri sera un 67enne mentre era in sella al suo motorino. Il conducente dell'auto, che inizialmente si sarebbe fermato, si sarebbe poi allontanato senza soccorrere il 67enne, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Imola e dimesso con una prognosi di 3 giorni. Una 35enne che vive e lavora nel Bolognese è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. Per una dozzina di anni avrebbe goduto di una pensione di invalidità di 900 euro al mese per una cecità totale, mentre invece risulta non vedente solo da un occhio. I numerosi appostamenti della Guardia di Finanza, attivati da una segnalazione, hanno permesso di sorprendere la donna mentre leggeva una ricevuta dopo aver fatto una ricarica telefonica, guardare il cellulare, fare la spesa e muoversi con passo sicuro sulle strisce pedonali oppure salendo o scendendo scale. La donna potrebbe essere chiamata a risarcire quanto indebitamente percepito. PM10 fuori limite per 14 giorni consecutivi e scattano le misure di emergenza in regione e intanto sono stati confermati 376,5 milioni per misure strutturali mirate al miglioramento della qualità dell'aria e a breve verrà convocato il tavolo del bacino padano per l'attuazione di misure coordinate, mentre l'atteso cambiamento climatico tarda ad arrivare il servizio. Sono stati confermati 376,5 milioni di euro per misure di miglioramento della qualità dell'aria e a breve verrà convocato il tavolo del bacino padano per l'attuazione di misure coordinate. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle politiche ambientali Paola Gazzolo dopo il tavolo per la qualità dell'aria che si è svolto ieri a Roma. Si tratta di misure importanti, assicurano da Viale Aldo Moro, certi che si tratti di interventi strutturali e non solo emergenziali per migliorare la qualità dell'aria. Dei fondi, 50 milioni derivano dal Fondo Kyoto. Nel dettaglio, 12 milioni sono destinati a incentivare il trasporto pubblico locale, 6 alla mobilità condivisa e 35 per la mobilità casa-scuola e casa-lavoro. 252 milioni vanno al miglioramento energetico delle scuole, 21,5 alla riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. Rimangono da quantificare le risorse derivanti dal conto termico incentivato. Sarà poi convocato periodicamente il Comitato di Coordinamento Ambientale, con cadenza possibilmente mensile, per monitorare i decreti attuativi degli stanziamenti complessivi di competenza ministeriale. Intanto, i dati che arrivano ormai quotidianamente danno la misura dell'emergenza. L'ultimo allarme è arrivato dalla Società Italiana di Pediatria. Nel nostro paese, dice, gli accessi al pronto soccorso da parte dei bambini con problemi respiratori sono aumentati del 25% e a Modena, domenica ecologica, anche il prossimo weekend. In più, temperature più basse in casa ed edifici pubblici. E la mancanza di piogge ha riflessi non solo sull'inquinamento, ma è anche la causa di una siccità che sta raggiungendo livelli d'allarme. Le criticità sono palesi, le falde sono completamente scariche, i livelli raggiunti sono addirittura al di sotto di quasi un metro rispetto a quelli registrati durante l'estate 2015 e i grandi invasi della regione sono ai minimi storici di capacità. L'allarme arriva dall'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane della nostra regione, nella persona del suo presidente Massimiliano Pedanzoli, che abbiamo raggiunto telefonicamente. C'è un grosso problema dovuto alla pressoché totale assenza di piogge e di neve e abbiamo constatato attraverso i nostri punti di rilievo con i piezometri che la falda è molto bassa, con una media a livello regionale di 50 centimetri in meno rispetto agli altri anni, ma con punte anche di un metro e mezzo fino a 2 metri di falda più bassa rispetto a un inverno normale. Praticamente abbiamo la stessa situazione che avevamo l'anno scorso nel mese d'agosto, con la differenza che eravamo nel mese d'agosto, ecco, e quindi è un fatto anche abbastanza normale. Adesso invece insomma, la situazione è preoccupante sia per il momento attuale, sia però per i mesi a venire. Come canale Emiliano-Romagnolo adesso abbiamo già alcune richieste di irrigare, per esempio per le semine delle cipolle, dei cipollotti. Ecco. Però soprattutto stiamo dando una mano al sistema servizio idrico integrato, perché essendo che in Romagna la diga di Ridracoli su è praticamente all'asciutto, ecco, c'è poca acqua invasata, per non consumare quel poco che c'è utilizziamo l'acqua del CER che noi vettoriamo per conto di Romagna Acqua dal Po
e stiamo alimentando i due potabilizzatori di Ravenna, quello di Celbagnone di Cesena e anche quelli posti a Gravarolo Farentino e anche l'altro Cesena, i famosi potabilizzatori mobili che vennero installati qualche anno fa a fronte di una crisi idrica, mi sembra nel 2007 se non ricordo male. È stata raccolta anche la nostra richiesta di convocare la cabina di regia del Po, per esempio, ma si dovranno riattivare anche i servizi tecnici di bacino qui dei fiumi romagnoli, quelli, insomma, i servizi tecnici presenti in Romagna per vedere di utilizzare al meglio la risorsa. Ecco, noi poi siamo in grado anche di dare a tutti gli associati agricoli attraverso il sistema, il cosiddetto sistema esperto IRINET, suggerimenti sull'irrigazione che a quelli che sono iscritti a questo programma mandiamo sul telefonino un messaggino dove diciamo quando irrigare, quanto irrigare, se è economico farlo. Per cui cerchiamo di utilizzare al meglio proprio attraverso questo sistema che è stato messo in piedi nel canale Emiliano-Romagnolo e che adesso è diffuso anche a livello nazionale, è il sistema più evoluto che c'è non solo in Italia ma anche in Europa e probabilmente nel mondo per quello che riguarda l'utilizzo delle acque ad uso agricolo e quindi risparmio idrico. Credo che sia già questo un grosso passo avanti. Chiaramente bisogna che un po' il tempo cambi e che piova anche, perché insomma se non dovesse piovere nei prossimi mesi, le prossime settimane e poi ecco per i mesi a venire avremmo una situazione insomma verso la primavera, l'estate molto difficile, ma già per le semine primaverili si preannuncia difficile se non arriveranno delle piogge. Ecco, avremo dei germogliamenti molto scarsi, adesso vedremo, ecco. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha attivato la fase di attenzione per vento e stato del mare nelle pianure di Bologna-Ferrara e in quelle di Forlì-Ravenna sul settore costiero dalle 21 di questa sera alle 9 di giovedì 4 febbraio, cioè domani. La formazione sul medio adriatico di un minimo depressionario determinerà infatti in questo arco temporale una rotazione dei venti che si disporranno dai quadranti settentrionali con rinforzi di bora sul mare e sulla fascia costiera, con intensità di vento medio comprese fra 50 e 60 km all'ora, circa 30 nodi, e raffiche fra i 90 e i 100 km all'ora, circa 50 nodi. Si prevede un rapido aumento del moto ondoso con mare agitato. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Cervia, dove Piero Boni, titolare del Mima Club Hotel, è stato eletto nuovo presidente di Confcommercio Ascom Cervia. Boni, che ricopriva già il ruolo di vicepresidente vicario, subentra ad Antonio Battani, recentemente scomparso, e imposterà il suo mandato triennale nella continuità programmatica intrapresa da chi lo ha preceduto, a partire dal rilancio globale della località, da un turismo di qualità, dal sì all'apertura serale delle spiagge in un percorso di stretto contatto con l'amministrazione. Con Bruni entrano a far parte del comitato di presidenza Maurizio Zoli e Gianluca Ricci, mentre Guido Guidazzi, già presidente di FIVA Cervia, il sindacato dei commercianti ambulanti, è stato nominato vicepresidente vicario. E allora ascoltiamo Boni in questa intervista. Le linee guida sotto la mia presidenza rimarranno inalterate, uguali a quelle che hanno contraddistinto anche il periodo di Antonio Battani. Un amico, un imprenditore che ha fatto del turismo una fede per sé ma anche per tutta la località. Negli incontri che abbiamo avuto assieme nei mesi passati la linea era uguale, cioè il rilancio della località, cercare un turismo di qualità, che vuol dire un turismo delle famiglie coi bambini, quindi di qualità sempre, con anche volendo il ballo, però nel senso di musica, però non lo sballo, sia il ballo no lo sballo. Con lui avevamo fatto un percorso agli alberghi più belli delle nostre località e ha sempre detto che i suoi turisti che venivano qui in primis erano stranieri, tedeschi, che cercavano la tranquillità, il piacere di un ambiente familiare e però anche dei divertimenti, ma dei divertimenti commisurati all'idea di un turismo, ripeto, familiare. Quindi la battaglia che noi porteremo avanti, e per fortuna ci troviamo d'accordo anche con la nuova amministrazione, è quella di un turismo tranquillo, di un turismo soft,
Per cui noi, riguardo al discorso dell'apertura delle spiagge, siamo d'accordo anche dell'apertura serale, anche tutte le sere, però l'importante è che venga fatta la zonizzazione acustica. È una cosa che anche Tonino ci teneva, perché abbiamo sempre detto che è l'unica località a cui ancora manca la zonizzazione acustica. Con questo si può fare che anche in spiaggia ci siano i 50 decibel, per cui non c'è più bisogno dei fonometri come hanno provato a mettere adesso per cercare di limitare gli happy hour con musica ad alti volumi, e quindi quel tipo di vacanza giovanile, mordi fuggi, del sabato e della domenica, di happy hour con discoteche a cielo aperto sia in spiaggia che in centro, devono venire meno. Noi non siamo contro la musica, siamo contro quel tipo di sballo, per cui musica anche tutte le sere, musica di qualità, soft, se si fa la zonizzazione acustica siamo sicuri che non ci sarà più bisogno neanche di mettere i fonometri, si potrà stare anche aperti tutte le sere anche in spiaggia e anche dalla mattina con la musica, perché ci sono mille tipi diversi di intrattenimento e questo sicuramente porterà un vantaggio anche per il turismo che viene anche a Milano Marittima. Sta bene, ma dovrà osservare il necessario periodo di riposo e poi la fase riabilitativa. Il maestro Riccardo Muti, operato in ospedale a Ravenna per una frattura dell'anca, conseguenza di una brutta caduta in casa. Muti, 74 anni, era appena tornato da una tournée in Cina ed ha annullato i suoi impegni per le prossime settimane. Auguri di pronta guarigione al maestro sono stati inviati dal presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che in una lettera scrive: «Abbiamo bisogno di rivederla al più presto sul podio che le compete». Nei giorni scorsi Arma dei Carabinieri e Comune di Cervi hanno presentato Possiamo aiutarvi, un utile decalogo che contiene consigli e suggerimenti utili per evitare di essere vittime di truffe, oggi purtroppo un fenomeno sempre più diffuso. Ci spiega tutto l'assessore alla sicurezza del Comune di Cervi, Gianni Grandu. L'iniziativa parte da un grande impegno dell'Arma dei Carabinieri, che vuole mettere a disposizione capacità, conoscenze, professionalità in favore della comunità cervese, ma della provincia, perché il progetto è addirittura a carattere provinciale per tutta la provincia di Ravenna. Per quanto riguarda la nostra città, insieme al comandante della compagnia di Cervi Emiliano Marittima abbiamo fatto appunto questa conferenza stampa in cui abbiamo presentato questa sorta di pillole di vademecum che riguardano appunto direttamente gli anziani su alcune regole appunto a cui le persone anziane in modo particolare debbono stare attenti. Inoltre c'è una, come dire, attività importante che vedrà coinvolta la nostra comunità a breve, perché insieme all'Arma dei Carabinieri, rappresentata appunto dal comandante Giuseppe Mercatali di Cervi, il capitano, faremo appunto degli incontri nel territorio, in modo particolare nei settori dei centri sociali, dei quartieri, proprio per cercare di amplificare appunto questa iniziativa e di cercare di diffondere una maggiore sicurezza percepita, in modo particolare appunto a queste fasce più deboli che sono gli anziani, perché in questi ultimi periodi insomma ci sono stati alcuni fenomeni per i quali ha indotto appunto l'Arma dei Carabinieri ad attuare questa bella iniziativa che naturalmente l'amministrazione comunale condivide pienamente e sostiene in modo particolare. Tant'è che proprio nel giornale che arriverà a casa il prossimo mese noi metteremo all'interno di questo mensile appunto questo vademecum, queste regole che potranno avere tutte le famiglie della nostra città, in modo da poter appunto consultare, osservare e anche nell'ambito della stessa numeri diretti per chiamate di qualsiasi tipo e di qualsiasi genere, cui appunto i carabinieri risponderanno con professionalità e solerzia a tutto quello che chiederanno i nostri cittadini. È un esempio, credo, importante di livello istituzionale che c'era veramente bisogno.
Rimanendo in tema, ieri i carabinieri di Faenza hanno arrestato per estorsione una rom ventenne che in zona stazione prima aveva sedotto un 72enne, poi lo aveva ricattato per estorcergli denaro minacciando di denunciarlo per violenza sessuale, facendosi forte di una fotografia compromettente che, secondo quanto ha riferito l'anziano, lei gli aveva scattato col telefonino. La ventenne, peraltro incinta, è stata sottoposta a visita medica al pronto soccorso di Faenza, poi vista anche la sua incensuratezza è stata rimessa in libertà. A Ravenna invece i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un 48enne rumeno per aver commesso un furto in un negozio di informatica all'interno del centro commerciale ESP. L'uomo, senza fissa dimora ma con una discreta carriera alle spalle di precedenti per reati contro il patrimonio, si era costruito una borsa schermata al fine di eludere i controlli elettronici del negozio. Una precauzione rivelatasi inutile. L'uomo infatti è stato notato dagli addetti alla vigilanza che poi hanno chiamato i carabinieri. Passiamo allo sport, anni 60 e limitrofi contro anni 70 e dintorni. A Forlì è andato in scena un nostalgico e piacevole revival tra più o meno vecchie glorie del basket di casa nostra, ex giocatori di vario livello che si sono ritrovati su un parquet per una serata all'insegna dell'amicizia, del divertimento e del tuffo nel passato. Una memorabile serata che Stefano Benzoni, collega giornalista ed ex giocatore, ci ha raccontato attraverso la voce della nostra Sabrina Sgalaberna. Un compleanno importante, il giro di boa dei 50 anni di Andrea Ricci, procuratore forlivese ed ex giocatore in rampa di lancio, che da burlesco ritrovo di cinquantenni che si credono, anzi sono ancora ragazzini, si è trasformato in qualcosa di più. Non la classica pizzata con tanto di torta, candeline e battute varie, no, un ritrovo dopo tanti anni di un gruppo di amici appassionati, anzi malati di basket, che le strade del destino non facevano più ritrovare tutti assieme su un campo se non da 50 anni. Sicuramente da 30 o su di lì. È nata così una serata sicuramente memorabile che resterà nella memoria di coloro che l'hanno vissuta e nei racconti di chi l'ha gustata e assaporata fino in fondo, come si deve fare in queste circostanze e non solo. Una partita di basket fra anni 60 e limitrofi contro anni 70 e dintorni, arbitrata da un fischietto di lusso come quello di Fabio Facchini, che ha visto un gruppo, per meglio dire un gruppone di ex giocatori di vario livello, da Rod Griffin, superstar, ad una stella come Corrado Fumagalli, punte di diamante di un nucleo a dir poco variegato, ritrovarsi in campo per tentare di giocare, ridere, divertirsi, sentirsi ancora parte di qualcosa che si chiama amicizia, sotto canestro e dentro i confini di un campo da basket che è stato ed è in questa occasione è tornato ad essere il teatro principale della vita di buona parte di tutti quei cinquantenni, quarantenni o quello che era. Una serata nella quale lo spirito di quelli che eravamo si è fuso con lo spirito di quelli che siamo e che saremo. Degli inguaribili burloni, amici nel profondo, legati da un passato comune, da ricordi indelebili, dalla gioia di stare bene insieme, così con semplicità, sia cercando di fare canestro, oggi impresa improba per tanti, si attorno ad una tavola impegnati in operazioni mangerecce nelle quali il talento è rimasto quello di un tempo. Con una speranza ed una certezza, la speranza quella di ritrovarsi per i 75 anni di Andrea, magari sulla tavola, la certezza che la gioia di rivedersi, di raccontarsi, prendersi in giro e stare bene insieme saranno sempre e indubbiamente le stesse per sempre. Firmato Stefano Benzoni e io aggiungo giornalista sportivo, commentatore basket e giocatore. Per una sera. La Volley 2002 Forlì ha scelto il nuovo allenatore che prenderà il posto del dimissionario Breviglieri. Si tratta di Angelo Anibal Vercesi. Il tecnico brasiliano torna così sulla panchina della squadra forlivese che aveva lasciato al termine della stagione scorsa. Subentrato a Marone non era riuscito ad evitare la retrocessione. In quest'annata Vercesi potrà dunque prendersi una rivincita ereditando una squadra prima in classifica in A2 e in semifinale di Coppa Italia, di cui stasera si gioca il match d'andata, con Forlì impegnato sul campo del Pesaro, confermato nel ruolo di vice allenatore Michele Briganti. E prima del meteo vi do lettura di un appuntamento in programma venerdì mattina a Palazzo Sersanti di Imola, dove verrà presentato DOC, il centro di documentazione delle arti moderne e contemporanee della Romagna, il progetto nato a Imola dall'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che raccoglie in un unico portale www.arteromagna.it il mondo delle arti romagnole moderne e contemporanee. DOC si pone quindi come punto di raccolta di informazioni sulle diverse correnti attività artistiche
susseguitesi in Romagna dagli inizi del secolo scorso ad oggi, dando seguito al lavoro già avviato con la mostra Arte dal Vero, aspetti della figurazione in Romagna dal Novecento ad oggi, che ha riscontrato un enorme successo di pubblico. Ed ora, come detto, le previsioni del meteo per la giornata di domani, con l'ausilio, come sempre, del Servizio Meteorologico ARPA dell'Emilia Romagna. Torna verso il bello il tempo nella nostra regione, che già domani sarà confortata da cielo sereno poco nuvoloso, con possibili residui e precipitazioni in esaurimento nel primissimo mattino sulla Romagna. Le temperature sono in lieve flessione nei valori minimi, compresi fra 1 e 5 gradi. Le massime restano stazionarie fra 7 e 10 gradi. I venti saranno deboli, generalmente da nord-ovest, con rinforzi in esaurimento sulla fascia costiera e sul mare, che sarà molto mosso, con moto ondosa in diminuzione nel corso della giornata. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'appuntamento con l'informazione per domani.